E questa volta vi abbiamo voluto davvero stupire. Dov'è che siamo finiti? Siamo finiti in North Carolina, dove Epic, proprio loro, i creatori di Unreal e Gears of War, ci hanno presentato in esclusiva Gears of War Judgment, del nuovo capitolo della serie che uscirà in esclusiva sempre su Xbox 360 il prossimo anno. Abbiamo potuto provare la corposissima campagna single player ricca di novità e abbiamo anche potuto provare Overrun, una delle nuove modalità multiplayer. Qui di seguito le immagini e soprattutto tutte le novità che abbiamo da raccontarvi. Gears of War Judgment è stato visto sin da subito come un'occasione per aggiungere nuove idee ad una saga che, dopo 3 episodi, si prepara a fare il salto verso la prossima generazione di console. Allontanandosi dalla prima trilogia, Epic ha stavolta deciso di raccontare una storia diversa che facesse da prequel a quanto accaduto nel primo Gears of War. Per farlo sono stati scelti nuovi protagonisti e, per la prima volta, una sola ambientazione in grado di fare da scenario unico a questo racconto che inizia 30 giorni dopo l'invasione delle locuste. Ecco così che ci si trova in Halvor Bay, una cittadina costiera in cui si addestrano i migliori soldati del gruppo militare Onyx. Gears of War Judgment promette di essere un gioco più frenetico, intenso e difficile del terzo capitolo. I passi avanti fatti con l'Unreal Engine garantiranno una narrazione molto più coinvolgente, anche grazie allo stravolgimento dei fondali con palazzi che crollano e un mondo che si trasforma sotto gli occhi del giocatore. La squadra capitanata da Braid cercherà di fermare l'inarrestabile armata delle locuste, ma lo scopo degli sviluppatori è quello di ricreare la stessa sensazione di paura e tensione che ha distinto il primo capitolo. La novità più importante sarà l'introduzione di un sistema di spawn dinamico dei nemici, che metterà sempre l'utente di fronte a locuste diverse a seconda di come si gioca e della difficoltà scelta. Proprio per questo non servirà a nulla ricordare a memoria le tattiche dei nemici già affrontati, perché ad ogni nuovo tentativo potrebbero essere del tutto differenti. L'alta rigiocabilità è uno degli obiettivi perseguiti da People Can Fly, anche grazie all'introduzione di un sistema di stelle che si accumulano a seconda di come si è giocata ogni sessione della campagna, tenendo conto ad esempio degli headshot, delle uccisioni, delle esecuzioni con le armi e del numero di decessi. Il gameplay resterà quello tipico della serie, ma con diverse aggiunte mirate a rendere tutto più immediato e rapido. Stavolta si potranno equipaggiare solo 2 armi, alternabili velocemente grazie alla pressione di un tasto, e la raccolta delle munizioni avverrà semplicemente passandoci sopra. Questa maggior frenesia viene sottolineata anche da un'altra novità, chiamata Dynamic Defense Scenarios. Ispirata all'opzione Horda 2.0, questa funzione vedrà il giocatore affrontare una marea di nemici all'assalto dopo aver piazzato delle torrette difensive. L'aggiunta più interessante della campagna sarà però quella delle testimonianze secretate, variazioni narrative che si apriranno interagendo con dei teschi rossi sulle pareti. Avvicinandosi e premendo un tasto, verrà proposta un'alternativa di gioco in grado di cambiare alcuni aspetti del livello. Queste variazioni saranno del tutto opzionali, ma saranno fondamentali per ottenere più stelle e salire di livello. Una delle missioni finora mostrate ha poi introdotto alcuni nuovi tipi di mina. Una di queste segnala la posizione dei nemici, mentre l'altra permette di curare i compagni di squadra. Entrambe aggiungeranno un ulteriore livello di strategia all'azione. Alle novità già citate si affiancheranno alcune sezioni a tempo facoltative, in cui portare a termine determinati obiettivi in un certo modo. Per quanto riguarda la componente multigiocatore, in Gears of War Judgment faranno la loro comparsa 2 nuove modalità, Free for All e Overrun. La prima vedrà fino a 10 giocatori combattere gli uni contro gli altri all'interno di mappe fatte di scorciatoie, spiazzali e palazzi che si estenderanno anche in verticale. In questo caso le meccaniche saranno quelle classiche, sebbene sarà necessario prendere confidenza con le nuove armi. La modalità Overrun sarà invece più votata all'esperienza cooperativa. Le partite saranno divise in 2 turni di 6 minuti, durante i quali 2 gruppi di 5 giocatori ricopriranno una volta il ruolo dei COG e l'altra delle locuste. Ogni mappa sarà divisa in 3 aree che si sbloccheranno man mano, con le locuste che cercheranno di accedere a nuovi passaggi e distruggere un generatore posto alla fine dello scenario. Ciascun membro della squadra rivestirà una specifica classe, ognuna caratterizzata da abilità speciali che andranno dalla riparazione delle difese al piazzamento di torrette difensive, passando per il lancio di granate curative e la possibilità di arrampicarsi su alcune aree irraggiungibili agli altri. Tanta varietà anche per quanto riguarda le locuste, che spingeranno il giocatore a portare avanti strategie elaborate. Overrun è quindi una gradita sorpresa che esalta lo spirito cooperativo di Gears of War e che sembra aprire la porta a tante tattiche differenti.